Bianconcini nel furgone come i tossi, no, come gli amanti. Sì, è vero. Qui però... c'è anche un clima di abbandono, nel senso che c'è uno di stivale, di tassello, sì, andato a male. Elicotteri. Di elicotteri, macchine fotografiche, un brutto posto, ho paura io, sì, a stare lo qua. Lo so, però è un po', vedi, un po' un divano. Anche non un si prendono delle malattie su questi sedili a star seduti? Guarda, questo è un bel punto di domanda, eh. non lo so. Senti, abbiamo fatto le interviste a un sacco di piloti seri, campioni, detentori di record, tocca farla anche con te, che sei il campione di salto in alto, che fa ridere, detto così. È vero, perché sono basso, quindi saltare in alto è un po' dura. Però... con la moto salti altissimo. Sì, diciamo che è andata bene. È stata una serie di coincidenze giuste al momento giusto e ho sfruttato l'occasione. Cioè tu sei freestyler, sei un X-Fighter, fai le cose Red Bull, salti, fai backflip, tutte quelle. E più ci sono delle gare interne, no? A parte, sì, c'è la possibilità di fare... Esatto, diciamo che durante le gare di Night of the Jump, che è questo campionato del mondo... Che a Roma è a notte di zompi. A notte dei zompi, esatto. ci sono anche altre due discipline, il whip contest e il salto in alto. Diciamo che quello che ha più importanza è il salto in alto, in quanto lo fanno sempre subito prima della finale, quindi yes, è sempre o in diretta televisione o in streaming su internet, quindi è molto seguito dalla gente. E l'anno scorso gli ho proposto io agli organizzatori di dire: ma perché non mettiamo anche un titolo, sì, a fine campionato? Perché ovviamente siamo 5-6 piloti che fanno tutte le domeniche le tabelle, questa, sì, cosa qua, e è bello che alla fine ci sia un campione e hai più interesse da parte degli sponsor. Vero, poi un premio. Tu hai fatto questo salto di 11,50 m. 11,50 m, che a oggi è il record. Diciamo che io a ora non ho vinto niente, ho stabilito un nuovo record. Ok, per ora va bene. Quindi poi si decide a fine stagione. Sì, a fine stagione diciamo che ho buone opportunità, perché comunque io partecipo a tutto il campionato, quindi yes, l'anno scorso ho vinto parecchie gare di questo salto in alto, quindi insomma questa è la prima gara che abbiamo fatto settimana scorsa a Torino, è andata bene, quindi insomma. Quindi ma tu pensi di saltare, cioè eri giusto con, stavo, eri giusto, è un bandito che entrava, eri giusto oppure ne avevi di margine, per secondo te pensi che puoi fare? Ma guarda, vedendo le riprese ho saltato anche di più di 11,5 m, ma l'ha anche detto il tizio lì. Però sai, è sempre, devi sempre avere il momento giusto, tutto quanto perfetto. Lì era il momento giusto, purtroppo, all'atterraggio del salto ho spaccato una forcella, ma d'altronde le moto non sono fatte da saltare giù da 12 metri e atterrare sul piano, quindi è normale che qualcosa deve cedere, sì, e anche perché se non cede qualcosa alla moto cedo io, quindi sì, meglio la moto. Quindi insomma sicuramente se non avessi rotto la moto avrei provato a farne un altro, perché tanto ormai eri lì, avevo già fatto il record, quindi male avevi già, male, esatto, detto, vale la pena, inutile, esatto, perché fa malissimo, no? Guarda, due giorni dopo l'evento è stato un disastro, avevo male ovunque, ancora oggi non è che sono ancora proprio tutto in bolla, però vabbè. Senti, lo sai che io con Marco Melandri noi troviamo grottesco il fatto che tu vada in giro a bordo di un Segway come un imperatore romano? Ma guarda, hai ragione, però il mio amico Monti che li noleggia e Salvini che me l'ha prestato, che marchetta, è una marchetta, però insomma dai, è comodo, è comodissimo. Poi sai, io inizio a essere vecchio, quindi non ho voglia di camminare sempre, quello è perfetto. Poi cammini come un gormito tu. Esatto. Quindi mi scambiano per gormito, è meglio se vai sul Segway con Ramino, come prendere i pesci, mi portano via. Senti, oggi mi sa che non salti perché c'è un sacco di vento, vero? Però c'è un po' di gente in più di ieri, peccato, guarda, hai visto che c'è gente lì nel pubblico? Guarda, devo dire che c'è tanta gente, io l'anno scorso non c'era questa fiera qua, c'ero 3 anni fa, e devo dire che è aumentata tantissimo, c'è veramente tanta gente. Prima abbiamo fatto uno spettacolo un po' ridotto per colpa del, sì, vento, però proveremo lo stesso a fare quello che riusciamo, perché comunque è nostro... Il nostro impegno è sempre, e poi anche perché noi ci rompiamo le scatole, sta qua a fare niente, sì, quindi... piuttosto, cioè, è ridotto anche a fare un'intervista, però senti, ma quindi i debut con Bianconcini, voi fate sagre, fiere, feste, sagra della frittella, feste patronali, sagra della patata, quella magari, feste patronali, fate show internazionali, a parte sì, tutto, sì, noi abbiamo Russia, questo team Polo, che è debut e racchiude 15 piloti, siamo diciamo 3 teste di serie, che siamo i piloti principali, quelli che girano all'estero, okay, Russia, eventi importanti, in più abbiamo tanti giovani, noi siamo gli unici ad avere una scuola vera e propria. Bene. Dove aggreghiamo i giovani, gli facciamo capire come andare in moto nelle dovute maniere, quali sono le dovute
le protezioni che bisogna usare, insomma, c'è tutta una. Vabbè, dove vi trovo? Dai, dove, facciamo da una marchetta fatta bene. Okay. Da boot.it è il nostro sito, e lì ci sono tutte le indicazioni del caso e lì ci potete seguire, insomma. Volevo fare un'intervista divertente. Sì. Poi ci è venuta fuori una cosa proprio veramente antica. Venuta fuori. Comunque, il fatto di Clessidra, adesso che facciamo. Volevo specificare. No, perché cosa. Sei lento. Sì, ma sono lento. Allora, la prima volta che ho girato io in pista, già. Ma non ti. Già mi sono cagato addosso a vedere le moto passare. Dicevo, ma come si fa ad andare così forte? Già, a me la moto da strada. Sì, fa, ok. Va bene. Poi Marco mi ha chiamato Clessidra perché, cavoli, ho preso una marea di secondi da lui. Ma grazie al cavolo, cioè. Beh, da lui, voglio dire. Però me la tatua. Però nel motocross prendi le sberle anche lì? No. No. Lui ha inventato un nuovo tipo di allenamento, l'alzata della moto laterale. Perché lui gli piace cadere e alzare la moto. Ma no? Fa 90 kg di panca, Marco, mi ha detto. Ma cazzo, tira sulla moto tutte le volte. Vabbè, diciamo che con questa ti sei ampiamente rifatto. Esatto. Quindi 1-1 fra Bianco e Milano. Al centro, Marco. Ciao. Ciao.